Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. Giovedì dopo le ceneri. Il giorno delle ceneri è stato un giorno importantissimo per tutti noi perché ha dato inizio a un periodo speciale, forte, della comunione con Dio. Per giungere più preparati alla Pasqua, la nostra vita è una vita in Gesù, nel mistero pasquale. La festa, la solennità più grande di noi cristiani è la Pasqua, vivere la Pasqua. Bisogna prepararsi bene allora alla Pasqua. La Quaresima è un tutt'uno con la Pasqua, non è un periodo per spaventare i cristiani, è un periodo di attesa indicibile, di nostalgia, di fidanzamento per giungere alla sponsorialità in Cristo, come è avvenuto nel grembo della Vergine Immacolata. Lei che ha donato tutto a se stessa con un sì pasquale, la sua vita, il suo corpo, il suo giardino, il suo grembo, la sua anima, la sua volontà, il suo sì è un sì pasquale, bello, purissimo. E noi dobbiamo vivere come Maria, dovremmo dire in Maria, come Gesù misteriosamente si è immerso in Maria. Si è perso in Maria nel suo piccolo claustro, come lo chiamava Santa Chiara, il suo grembo, il suo giardino immacolato, il suo seno. Ebbene, viviamo questa esperienza pasquale rinnovata, forte, mariana, cristiana. Cosa dobbiamo fare? Qualcuno si domanda, ma cosa devo fare in questo periodo di Quaresima? Ce lo dice la Chiesa con la liturgia. La liturgia è quello scorrere dei giorni con le letture che lei, la Chiesa, ci offre durante la Santa Messa. È la prima lettura, è il Vangelo, e poi la prima domenica di Quaresima, 5 domeniche di Quaresima, finalmente la Settimana Santa, e poi quella esplosione di luce e di grazia che è il giorno della redenzione del Signore, dove noi siamo immersi nel mistero pasquale. Ebbene, la Chiesa oggi, mentre in altri tempi prende un libro della Sacra Scrittura e ce lo fa scorrere a poco, in modo graduale, pagina dopo pagina, si può dire, in questo periodo sceglie dei brani per noi, come una mamma che per nutrire bene il figlio sceglie dei cibi che siano adatti alla sua dieta. Ognuno prende quello che è necessario, però la dieta è questa, la parola di Dio, la parola di Dio. Diceva San Francesco, invitando i suoi fratelli e le sue sorelle. Francesco aveva anche la comunità di Chiara, che erano le sue sorelle, e quindi i frati minori, e potremmo dire le sorelle minori, le nostre carissime sorelle, un'unica famiglia. Diceva, nella sua regola, il primo capitolo, la regola vita dei frati minori è questa: osservare il Vangelo. Sì, vivendo in povertà, castità e obbedienza. Qualche dono pensa, ma sono i voti, ma il vivere il Vangelo secondo una giusta utilizzazione dei beni temporali è povertà. Il vivere il Vangelo con castità, sia che hai fatto i voti, sia che non hai fatto i voti, è Vangelo. Tu non è che puoi fare un peccato impuro, prendendo soddisfazione della tua sessualità, con un modo che è fuori del sacramento del matrimonio, e allora è masturbazione, sia dell'uomo che della donna. E non puoi andare a tradire il tuo amore se sei sposata, è adulterio. Non puoi gridare che hai diritto di utilizzare il tuo corpo, sia l'uomo che la donna, per uccidere, perché hai diritto di usare il tuo corpo come vuoi. Non è vero, il corpo deve subire la legge della coscienza, una legge che Dio ha posto in noi per l'armonia di tutto il creato. Come il creato ha le sue leggi, anche l'uomo e la donna hanno le
le loro leggi superiori, la legge morale. Non puoi andare contro la legge morale senza andare contro te stesso, contro Dio, e quindi ti allontani da Dio, dalla salvezza. Cosa dobbiamo fare? Ecco, Mosè a nome di Dio in questo brano del Deuteronomio, cosa vuol dire questa parola difficile, Deuteronomio? Vuol dire il ripasso della legge di Mosè, di Dio, la legge di Dio, i 10 comandamenti. Mi devo esaminare se osservo bene i 10 comandamenti, che poi si riassumono in una scelta fondamentale, o il bene o il male, dice Mosè a nome di Dio. Vedi, ho posto davanti a te o la vita e il bene, o la morte e il male. Io ti comando, è un comando, di amare il Signore tuo Dio, di camminare. Non basta fare un atto di amore e finisci lì. No, devi camminare, avanzare sulle vie che portano all'osservanza di tutti i comandamenti. Allora Dio ti darà la sua benedizione. Dio non vuole che noi allontaniamo il nostro cuore verso gli idoli. Allora era l'idolatria dei pali innalzati sulle colline in onore di Baal, il nemico di Dio. Era come una contrapposizione tra il vero Dio e i falsi dei. No, ma i falsi dei ci sono ancora oggi. Quando uno fa come punto di riferimento divino il denaro, o il sesso, o la casa, o il successo, è una idolatria. Il primo comandamento è amare Dio, tutto il resto deve convergere in armonia con questo primo comandamento. Dio, per dire che è una cosa importantissima per noi, dice: vi devo far giurare. Anch'io giuro. Normalmente Dio giura per se stesso perché non c'è nessuno al di sopra di lui. Questa volta, per farci capire di più, dice: io prenda testimoni di questo giuramento che ho fatto con te, il cielo e la terra, tutto il creato, il cielo e la terra. Ecco, quindi è una cosa importantissima. Se tu ti allontani da Dio, io chiamerò come testimoni tutto il cielo e tutta la terra, la creazione che è ordine, anche tu sei nell'ordine, l'ordine bello, creato in noi, nella creatura uomo, nella creatura donna, che sono un'unica creatura, non che si identificano e si confondono, ma che sono volute da Dio, maschio e femmina, perché possano continuare in questo ritmo della procreazione. Con lui, Dio è creatore. A noi uomini e donne ha messo un seme nel nostro grembo, perché possiamo continuare l'opera bellissima, un fiume di sangue, di grazia, quando è ordinato bene, ma anche nella consacrazione. È un fiume di grazia, una nostra sorella, un nostro fratello che si consacrano a Dio e che magari dicono: ti offriamo ciò che abbiamo di più caro, la nostra possibilità di diventare papà e mamma, di utilizzare questo seme di vita nel sangue. Noi lo offriamo come dono più bello che abbiamo a Dio nostro Creatore, che è l'amore, e attendiamo solo te nella sponsalità divina per tutti i tempi dei tempi, nell'eternità. Ecco, allora i due ruoli o misteri del sacramento del matrimonio e della vita santa consacrata si unificano in Dio. Dio è lo sposo, e Gesù lo dirà agli scribi e farisei: finché lo sposo è con loro non si fa penitenza. Sono già in cammino in una sponsalità. Poi, magari per raggiungere meglio la sponsalità, ricorreranno anche alla penitenza. Ecco, anche il cammino della Quaresima, uguale per tutti. È un cammino gioioso, bello. Vado verso la Pasqua, verso un incontro di amore infinito con il mio Dio, il mio Signore, che è morto per me, è risorto per me ed è vissuto in Maria. Maria ha vissuto la sua Quaresima quando l'anziano Simeone le ha detto che una spada le sarebbe entrata nell'anima. E lei, fedelissima, lungo tutta la sua vita, mentre meditava il suo bambino,
che a 12 anni le diceva: ma non sapevate che io devo pensare alle cose del Padre mio? Ma allora devo pensare al Padre, devo amare Dio mio Padre, devo congiungermi a Dio mio Padre, Lui che mi ha scelta, dice Maria, come sposa dello Spirito Santo, Dio, e come madre del suo figlio, quindi una creatura trinitaria, e devo fare diventare così anche i miei figli. Noi figli di Dio e di Maria dobbiamo vivere una vita trinitaria in Dio, nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo e potremmo dire in Maria, perché tutto questo si è realizzato pienamente. In primo luogo in lei, il Verbo si è fatto carne in lei. Allora viviamo questa realtà quaresimale e pasquale. Gesù, per farci capire tutto questo, ai più vicini a lui gli eletti, i 12 apostoli, le pie donne che sono come un gruppetto di apostoli vicino a lui, spiega la passione. Soprattutto agli apostoli dice: il figlio dell'uomo sarà catturato, offeso, sputacchiato e poi crocifisso, morirà ma risorgerà. Lo dice ai suoi amici, che possono capirlo di più. Ma a tutti poi dice l'essenziale: chi vuol seguire me prende la sua croce ogni giorno e mi segue. Perché se hai un altro progetto di guadagnarti anche tutto il mondo, ma poi perdi te stesso, che ti giova? Hai perso l'infinito, l'incontro sponsale d'amore con me per l'eternità. Guarda Maria, la sposa, l'eletta, la madre del Figlio di Dio, madre nostra, e anche per noi, sposa nello Spirito Santo, figlia prediletta del Padre, noi tutti diventati in Gesù e in lei prediletti del Padre, figli adottivi con la stessa vita di Dio infusa in noi per grazia. E siamo anche mamma di Gesù quando portiamo altri, come una generazione spirituale, al Signore, alla salvezza. E il Signore premia questa maternità che fiorisce in modo speciale nel cuore, potremmo dire anche nel grembo, di ogni consacrato che ha offerto tutto se stessa, anima e corpo, come anche l'uomo, anima e corpo, a Dio. Per essere papà e mamme nello spirito e anche per la salvezza nella carne. Vergine Madre, a te ci rivolgiamo con la preghiera più bella che tu gradisci e che noi vogliamo ripetere. Ave, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Questa benedizione che tu porti sempre con te scenda anche su tutti i tuoi figli, figli di Dio, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E della Vergine Madre.